Cambiamo decisamente argomento. Addio all'Airbus A380, un bolide di due piani, quattro motori e un prezzo di listino di 445 milioni di dollari. Un gioiello aerospaziale per i passeggeri più facoltosi, si intende, compresa la doccia su Emirates, la suite spaziosa e per tecnologica di Singapore Airlines, il micro appartamento con soggiorno, camera da letto e bagno su Etihad, il bar per gli aperitivi e le chiacchierate con perfetti sconosciuti o manager con i quali stringere accordi su Emirates Bis, il servizio personalizzato ed il set griffato di profumi, creme e lozioni per il viso e il corpo. Non è un caso se l'A380, il più grande aeromobile del pianeta, nato come risposta al jet statunitense Boeing 747, è il più apprezzato dai viaggiatori. Ma non lo sarà ancora per molto. Questo prodotto made in Europe sarà consegnato per l'ultima volta nel 2021, come ha confermato ieri l'amministratore delegato di Airbus, Tom Enders. Lo si vedrà ancora solcare i cieli per un po', ma il colosso europeo dell'aerospazio ha deciso la conclusione del programma di costruzione non più richiesto da nessun vettore.